Sebbene il personaggio non sia particolarmente importante per la trama dal punto di vista delle gemme, vi sconsiglio di guardare questo video se non avete ancora guardato la quinta stagione o non l'avete iniziata, perché farò spoiler. Il sindaco appare sporadicamente nella prima stagione, qua e là, qualche volta, facendoci intuire che lui effettivamente è un politico che ci tiene ad avere il voto degli abitanti, è un sindaco, il sindaco di Beach City, e che non ha un buon rapporto con il figlio, un rapporto decisamente freddo. Ma in realtà è un personaggio molto più interessante di quello che potrebbe sembrare. Usando i diamanti, Rebecca Sugar ha voluto rappresentare una società distopica molto complessa di cui parlerò in un altro video. Ma usando il sindaco Dewey, Rebecca Sugar voleva parlare della politica della Terra. E quindi parlare di un paio di cose che la gente tende a dimenticare. Tutti pensano sempre che i politici siano brutti, cattivi, malvagi o altro del genere, che ce l'abbiano con noi, che se ne freghino, che vogliono solamente la poltrona. È pressappochista questo ragionamento. Noi iniziamo a conoscere davvero il sindaco Dewey quando salta la corrente nella città di Beach City. Quando salta la corrente, infatti, tutti sono preoccupati. Perché la corrente non è una cosa da nulla, è una questione molto tecnica, ma non è una cosa da nulla. I pacemaker funzionano con la corrente, i frigoriferi, le celle frigorifere, la luce, i videogiochi, computer, gente che deve lavorare, gente che deve stampare, dati persi a chi stava montando un video che sarebbe dovuto uscire oggi, ma è saltata la corrente! Queste sono alcune delle tante problematiche che si possono vedere quando salta la corrente e il sindaco Dewey viene subito additato come responsabile. Nessuno si preoccupa del fatto che i politici abbiano una soluzione o che sia facile trovare una soluzione. No, vogliono una soluzione e la vogliono subito. E il sindaco Dewey che cosa può fare in quella situazione? Non può nemmeno spiegare come stanno le cose al popolo, perché se spiegasse al popolo che la colpa è delle Crystal Gems, il popolo si rivolterebbe contro le Crystal Gems dicendo: è colpa loro, ci devono ridare l'energia elettrica, dobbiamo punirle per questo, devono trovare il modo di farci riavere l'elettricità. Concentrandoci su di loro, rovinando la vita a Steven, rovinando la vita a tutte quante le gemme, che così si devono trasferire in un'altra città e Beach City non è più protetta. Capite che è una pessima idea? Anche perché non è che le gemme sappiano come far ritornare la corrente. Chi è che sa come far ritornare la corrente? Non c'è un responsabile, non c'è assolutamente un responsabile. Ma tutti hanno bisogno di trovare un responsabile, cosa che alla fine distruggerà radicalmente il sindaco Dewey nel momento stesso in cui Nanafua si proporrà come sindaca alternativa. Infatti il sindaco Dewey viene accusato della scomparsa e della morte di Lars e viene letteralmente abbissato. Non potrà più essere il sindaco di Beach City. Nanafua è effettivamente una buona scelta, forse farò un video addirittura su di lei perché come personaggio è molto interessante, ma sta di fatto che tutti hanno bisogno di dare la colpa a qualcuno e la colpa la danno sempre ai politici, anche se i politici non c'entrano nulla con quella questione. Il sindaco Dewey avrebbe potuto fare qualcosa contro quello che è successo? No. Avrebbe potuto fare qualcosa per risolverlo? No. Però avrebbe dovuto fare qualcosa. Trovatemi voi che cosa avrebbe potuto fare il sindaco Dewey per risolvere il problema di Lars che muore. È un essere umano come voi, no, no, non è ovunque. Riesce a gestire le cose, riesce a essere un punto di comunicazione, ma non potete dare la colpa ai politici di qualsiasi problema, perché i problemi capitano per milioni di cause, un sacco di concomitanze di cose che arrivano tutte assieme. Non è mai colpa di una persona sola. Ci sono un milione di persone che hanno la colpa, ma tutte quante hanno fatto una piccola cosa e quindi non possono essere incolpate. E quindi a chi si dà la colpa? Ai politici, neanche avessero davvero il potere che tutti credono che abbiano. Il sindaco Dewey, da politico, come ruolo, ha quello di mentire, purtroppo. E non è una cosa negativa. Il mentire del sindaco Dewey è quello del dover far convivere la gente con il mondo reale. Scompare la corrente non può dire la verità al popolo, perché se dice forse non tornerà mai, la reazione del popolo è: oh no, devi farla tornare! No! Sindaco Dewey, intanto che cerca una soluzione, non può sopportare tutti quelli che lo accusano di dover fare qualcosa, perché come fai a fare qualcosa se l'intero mondo ti sta accusando di non far nulla e che devi fare qualcosa e che devi risolvere problemi che in realtà non sei in grado di risolvere, che non sai nemmeno di chi sia la colpa e impazzisci perché tutti vogliono che tu risolva il problema, ma tu non sai neanche dove sta il problema e tutti vengono a parlare con te! È una brutta situazione quella dei politici, ok?
davvero brutta. E quindi il sindaco Dewey ha come ruolo quello di mentire e di dirgli: no, la corrente tornerà stasera. Domani mattina, domani mattina ho detto. In settimana. Perché? Perché se vi dà l'idea che la soluzione ci sia, ma che dovete aspettare un attimo, riuscite ad accettare meglio il fatto che dovete comunque aspettare un attimo per avere una risposta. Però lui finge di avere una risposta. Perché? Perché è questo che fanno i politici. Parlano, parlano, ma non fanno mai nulla. Addirittura Nanaufa dice: lei ci inganna. Ma certo che vi inganna! È questo che fa un politico. E scommetto che ci sarà prima o poi un episodio in cui salterà fuori che Nanaufa non è in grado di fare la politica perché anche lei dovrà ingannare il popolo. Perché è così che funziona. Perché se i politici vi facessero sapere sempre tutto quello che succede, ci sarebbero litigi ogni 5 secondi, perché tutti vorrebbero risolvere il problema prima del politico, ma senza sapere davvero come stanno le cose, e vorrebbero capire di più, ma al tempo stesso capiscono di meno e non sanno che cosa fare, perché fare il politico è difficile, si tratta di una serie di compromessi. Tu non puoi semplicemente evitare le guerre come tante persone vogliono che i politici facciano, perché se io non costruisco un esercito e non vi sentite protetti, che cosa succede quando qualcuno fa lo stronzo e sgancia delle bombe sulle nostre città? Muoiono tutti! Ah, ma noi non ci dobbiamo arrendere. Bene, e come facciamo a non arrenderci senza un esercito? E allora dobbiamo creare un esercito. Ma l'esercito costa? E dovete pagarlo con le tasse. Ma io non voglio pagare le tasse. Ma le tasse le dobbiamo pagare perché l'esercito costa. Ma io ne voglio pagare di meno. Allora rinuncia a una delle tante cose a cui puoi rinunciare all'interno delle tue tasse. Decidi poi rinunciare all'esercito. Quindi se ci bombardano, caput. Possiamo rinunciare all'elettricità. Possiamo rinunciare all'acqua corrente. E se rinunciassimo al gas? Potremmo rinunciare alle automobili. Potremmo rinunciare a dare la paga ai politici. Oh, ah già, quasi dimenticavo. Se i politici non vengono pagati, chi si attirerebbe addosso l'odio di tutto il mondo e di chiunque non abbia la tua stessa opinione per la paga di un operaio? Beh, se vuoi farlo tu, però sappi che tutti ti odieranno, che ci saranno mafiosi che cercano di ucciderti perché sei scomodo, perché dai fastidio alla mafia, perché dai fastidio a qualcuno che non vuole che tu faccia quelle cose. Per non parlare degli altri stati che se la prendono con te, che pretendono una soluzione per i problemi dei loro stati, anche se i loro stati non sono il tuo stato, semplicemente perché qualcuno nel 1944 ha pensato di fare dei patti con altri stati e tu ancora stai pagando i debiti. Non è così facile, perché tutti gli errori delle persone venute prima di te li devi risolvere tu, improvvisamente! E improvvisamente tutti i problemi della città devono essere risolti da una sola persona o da un piccolo gruppo di persone. Ah, allora ci vuole la democrazia. Ma la democrazia come fa a funzionare se tutti hanno la loro opinione ma nessuno sa come stanno effettivamente le cose? Ah, ma nell'antica Grecia c'era la democrazia assoluta. La democrazia assoluta fra maschi maggiorenni. In più solo cittadini puri, quindi praticamente votava una persona ogni 10. Così basta che Nanafua dia torto ai politici e tutti le danno ragione. Nanafua dice: i politici sono corrotti. Bene, ha ragione Nanafua, senza andare a pensare chi è corrotto, chi no, indaghiamo. No, 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 sono tutti corrotti, sono tutti corrotti, guadagnano tutti troppo, non fanno mai nulla, siamo pieni di problemi. Che è vero, non è che si può dire che non sia vero. Semplicemente non è così che si risolvono i problemi. È praticamente impossibile risolvere i problemi del mondo. E il sindaco Dewey viene accusato del fatto che non riesce a risolvere i problemi del mondo. E quindi come fa il sindaco Dewey a risolvere i problemi del mondo? Deve mentire. Deve mentire. Per fare in modo che tutti quanti stiano calmi e, nonostante ci siano mille problemi al mondo, riescano a vivere la loro vita tranquilla e felice. Così una persona che vive nella guerra fredda può tranquillamente crescere il suo bambino senza dover calcolare tutto per prepararsi a scappare nel bunker casomai scoppiasse la guerra fredda. Capite? Se volete vivere con tranquillità, purtroppo c'è bisogno dei politici che vi mentono. Perché senza quelle bugie c'è il caos e tutti hanno paura. Perché possono succedere un milione di cose orribili sul pianeta Terra, ma non possiamo preoccuparci di tutte le possibilità e di tutte le cose che succedono. Non ogni singola persona.
È per quello che i politici non si possono permettere in una recita di far sapere che loro non sono perfetti, perché se non fossero perfetti, nessuno penserebbe, oh, lui risolverà i problemi, perché dal momento stesso in cui dice che hai dei problemi, le persone pensano subito, di solito, che, oh, allora non sei poi così forte come sembri, allora sei come me, allora io non sarei in grado di risolvere quei problemi, probabilmente non lo sai nemmeno tu, allora che cosa ci fai in politica? Quindi si dà per scontato che quelli in politica debbano essere i più intelligenti sotto tutti i punti di vista, oltre dal genere, ma sono esseri umani, non è che le persone migliori del mondo vanno a fare politica, no, le persone migliori del mondo si chiudono in una casetta in mezzo al nulla, si fanno i cacchi loro e vivono la loro vita felice e tranquilla, non se la complicano andando a fare i politici. Il sindaco Dewey è un umano, come tutti quanti gli altri, con i suoi pregi e con i suoi difetti, e sebbene la gente riesca ad accettare il fatto che lui abbia pregi e difetti ed apprezzarlo lo stesso, resta comunque questa pressante, pesante, crudele ideologia dove il sindaco di Uwe è cattivo, dal momento stesso in cui è un politico. E non può permettersi di avere pregi e difetti, no, la gente lo giudicherà sempre per qualsiasi cosa faccia, giudizi, giudizi, giudizi. Tant'è vero che il sindaco di Uwe odia le dita puntate contro. Perché? Perché vuol dire che la colpa è tua, 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 tua. Il sindaco di Uwe è stufo di assumersi la colpa di ogni cosa. Ma dall'altro lato, mente al popolo. Perché? Perché li ama. Perché quel mentire è lo stesso che fa tua madre quando ti mente e ti dice che va tutto bene, quando non va tutto bene. Quando ti compra i regali per Natale, anche se state fallendo. Perché quando tua madre sa che le cose vanno male, sa anche che tu devi essere felice e che non te ne devi preoccupare. Perché la cosa più importante è che il figlio stia bene, che il figlio sia felice. Una madre non si può permettere che il figlio stia male, davvero, fino in fondo. Non può permetterlo. Perché le cose brutte accadono nella vita, ma per una madre è importante proteggere i figli perché li ama. È questo che a livello ideologico dovrebbe succedere. Che i politici amano il loro popolo e cercano di salvarlo e lo sanno fare. Ma per farlo devono mentire perché non possono risolvere tutti i problemi. E quei mille che risolvono, la gente neanche se ne accorge. Dal momento stesso in cui riesci a vivere, dal momento stesso in cui sei YouTube a guardare un video, vuol dire che non hai una vita poi così di merda. Vuol dire che non sei in mezzo all'Africa con un'arma in mano da quando avevi 8 anni. Vuol dire che te la puoi permettere una famiglia, una casa, internet. Lo so che la vita è difficile, ma la vita è difficile comunque anche in natura. Ma se puoi fare queste cose, è perché c'è qualcuno lassù, e non mi riferisco alle divinità, che riesce a mentirti al punto giusto da farti vivere in tranquillità, in mezzo a un mondo che sta cadendo nei cataclismi più terribili. Ma tu riesci a vivere in tranquillità. Perché? Perché ci sono persone come il sindaco Dewey, che devono fingere di essere qualcosa che non sono, che devono fingere di essere perfetti, che devono fingere di avere una soluzione, per fare in modo che tu possa fare sonni tranquilli. Per fare in modo che tu stia lì nel tuo letto ad aspettare che arrivi Babbo Natale con i regali, senza minimamente sospettare quale possa essere la verità dietro di lui e senza mai averlo conosciuto davvero. L'importante è che tu credi fermamente e che sia convinto che ci sia un ciccione con la barba vestito di rosso che ti porta i regali. E dal momento stesso in cui ci credi, è reale quanto qualsiasi altra cosa.